Se fai questa gara, butti alle ortiche tutto quello che abbiamo fatto insieme in questi anni. Anni che non ti fai vivo. Ti spaccherei il muso, ti spaccherei. Mi sei mancata. Ti ho scritto 100 lettere. Ti ho mandato pure le fotografie di Serena. Dopo la morte di Fabrizio non l'ha più montata nessuno. Per me era già morto 11 anni fa. E insieme a mio marito. Quel cavallo si chiamava Brandon. Ed era il cavallo di mio padre. E allora ho capito chi sei. Ho già sentito parlare di te. Comunque per me rimane un estraneo. Io con i cavalli ho chiuso. Guarda che non hai nessun motivo per ritirarti. Rispondimi! Perché? Perché questo è il mio mondo! Non ti voglio fra i piedi, mi dai fastidio! Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo ridotti così? Quella chi è? Quella è Rebecca, in pratica ce l'hanno regalata. La cavalla ha paura, rifiuterà l'ostacolo. Rebecca non può andare al macello! Senti, ma perché non va a farti una bella doccia? Così magari ti togli sta puzza di cavallo di dosso. Ma io non... Mamma, voglio fare le gare. Davvero, io e Rebecca possiamo farci valere. E soprattutto se ci allena Rocco. Vuoi rovinare la vita anche a mia figlia? Sei debole se la paura non ti fa vivere. I cavalli sono come spugne, assorbono tutto. La rabbia, il rispetto, l'amore. Guarda Rebecca, guarda i suoi occhi. Ha gli occhi limpidi. E sai perché? Perché ha il cuore puro. Ma sei sicuro che posso cavalcare da sola? Da sola? Rebecca? Io ho bisogno di te. Devi respirare profondamente e cercare di sentire quello che sentirà Rebecca prima del salto. Buonanotte. Guarda, non è la vittoria. Sono 3 anni che lavoriamo per questo Gran Premio. Qui arriva la vittoria al Gran Premio, recuperiamo gli investimenti. Oppure la bottega chiude. Io non posso perdere il Gran Premio. Lo chiamano il muro della morte, perché né cavallo né cavaliere possono vedere cosa c'è al di là.